Ciao cinefusi.it. Il 25 aprile, la giornata della liberazione del nostro paese dal nazifascismo, uscirà nelle sale italiane e vi rimarrà come film evento fino al 29 aprile, il lungometraggio Bocche inutili del regista Claudio Oberti. Il regista è anche sceneggiatore insieme a Francesca Romana Massari e a Francesca Nodaro del lungometraggio, che si avvale anche delle musiche di Andrea Guerra, che è un compositore conosciuto anche già in ambito internazionale. La data del 25 aprile non è affatto casuale, perché il film affronta il tema della Shoah. In particolare, il tema dell'Olocausto viene affrontato e della deportazione del popolo ebraico italiano, in questo caso, viene affrontato con un taglio originale, perché non era mai stato fatto, forse prima d'ora, un film che fosse basato proprio sulla femminilità negata durante l'Olocausto, quindi un taglio che riguardi solamente e proprio la questione femminile delle donne nell'ambito dell'Olocausto. Infatti il film si avvale di un cast quasi completamente, quasi totalmente femminile. Le protagoniste sono tutte donne, e sono in particolare Margot Sinaboni, che è Esther, che è proprio la protagonista, diciamo, di tutto il film, ma anche Nadia Torresi, Nina Torresi, Lorenza Indovina ed altre validissime attrici, che in questo film danno una grande prova di recitazione ed anche di empatia con il tema che sono chiamate a rappresentare. Il film infatti parla della deportazione delle donne italiane che vengono rinchiuse nel campo di smistamento di Fossoli, che era un campo che nel 1942 venne realizzato proprio dagli italiani per allocare le persone che venivano rastrellate, diciamo, dalle loro abitazioni, in questo caso le donne, e da lì poi venivano destinate ad Auschwitz, a Birkenau, tutte le altre destinazioni che prevedeva, diciamo, il protocollo dei nazisti. Questo film è un film molto importante proprio per questo motivo, perché il regista, basandosi su delle reali testimonianze di donne che vennero deportate a Fossoli, dove tra l'altro a Fossoli si trova adesso un museo sull'Olocausto, e il film è stato proprio girato nel campo, quindi negli ambienti che realmente hanno visto questa grande tragedia. Dicevo, il film affronta la tematica di come la femminilità è stata negata a queste donne durante la loro prigionia. Quindi, oltre diciamo, al dolore e alla grande tragedia del dover essere perseguitati perché appartenenti a una determinata razza e perché appartenenti ad una determinata religione, in questo caso vi era, non voglio dire l'aggravante, ma vi era una motivazione ancora in più, se questo fosse possibile, per i nazisti per perseguire queste persone. Bocche inutili, infatti, è proprio come venivano chiamate queste donne, proprio perché in quanto tali, in quanto appartenenti al genere femminile, non erano considerate degne neanche della propria esistenza e della propria femminilità. Infatti venivano considerate inutili proprio perché non potevano in alcun modo contribuire a produrre o a rendersi appunto utili alla causa nazifascista.
Questo film ci fa vedere quindi l'orrore di questa spersonalizzazione delle donne in quanto tali, ma anche la capacità di reazione delle donne e soprattutto nella loro caratteristica di essere madri, nella loro caratteristica di donare la vita. Infatti questo gruppo di detenute, di deportate, di cui appunto Esther, che è la protagonista, è una del gruppo, in qualche modo trovano la maniera di preservare, attraverso l'unione tra di loro come donne, di preservare la propria umanità. Non solo, Esther si accorge durante la detenzione di aspettare un bambino e quindi la salvezza della vita di questo bambino, il preservare questa vita che continua nel corpo di Esther, un corpo che viene continuamente smaterializzato, privato della propria umanità, questo diventa invece lo scopo di tutte queste donne che si uniscono proprio per far sì che questa creatura possa alla fine nascere in qualche modo. Quindi il film si svolge per la maggior parte all'interno di questo baraccamento completamente spoglio, completamente vuoto, dove queste donne agiscono e dove anche cambiano un po' il loro atteggiamento, perché dalla diffidenza iniziale, appunto attraverso questa vita che sboccia nel corpo di Esther, cominciano a trovare uno scopo più alto oltre la mera sopravvivenza, diciamo, il cercare di sopravvivere giorno dopo giorno. A livello della scenografia è molto importante, secondo me, la scelta sia di ambientare il film in questo luogo reale, che è stato della reale detenzione di queste donne, e quindi che risuona forse ancora delle loro parole, dei loro gesti e dei loro atti e della loro testimonianza che effettivamente non si è esaurita. E questo diventa sì un luogo claustrofobico, un luogo da cui non si può uscire, ma il regista utilizza molto il filtro della finestra che da una parte, come lui stesso ha spiegato, rappresenta una separazione con il mondo esterno, con il mondo dei nazisti, dei fascisti, dei loro aguzzini, ma da un'altra parte anche una membrana quasi osmotica che le mette in comunicazione con questo mondo esterno. Inoltre il film è punteggiato diverse volte da una dissolvenza al nero e io l'ho letta quasi come se fossero dei momenti in cui si spegne la speranza di queste donne, che poi però invece riprende vita grazie alla loro forza e alla loro unione. Quindi questo film, diciamo, è molto importante da vedere proprio per vedere, per assistere da un altro punto di vista all'ennesima testimonianza di questa enorme tragedia che è stato l'Olocausto. Se vi è piaciuto questo video, mettete like alla pagina Facebook, a YouTube o ad Instagram di cinefusi.it, oppure se volete lasciate dei commenti, delle impressioni. Grazie e buona serata.